il coordinatore provinciale dell'MGP Cuneo, Flavio Gastaldi. Ci sei, Flavio? Sì, eccoci, buona Padania. Bene, buona Padania, buona serata, Flavio. Allora, abbiamo parlato di date importanti per i popoli. Catalano l'11 settembre per la Diada e gli scozzesi domani. Però diciamo che anche un altro popolo ha compiuto gli anni in questi giorni e nella tua provincia si è festeggiato il compleanno della nostra Padania. Allora, raccontaci un po' com'è andata su alle sorgenti del Po sul Monviso, che è un luogo storico per noi e per la Lega. Come azione capitava proprio il 12 settembre, proprio nel periodo in cui nel lontano 96 un capo saliva alle sorgenti del Monviso e proclamava la Padania. Quindi abbiamo fatto il giuramento dei giovani padani nazionale, un appuntamento che si ormai si ripete da 5 anni a questa parte. È stato un successo. Quest'anno abbiamo ritenuto giusto farlo in concomitanza con la festa dei popoli padani che si svolgeva il giorno dopo il Pian della Regina. L'abbiamo fatto su al Pian del Re, alle sorgenti del Po, proprio perché la nostra storia è iniziata da lì. E ci sembrava giusto tornare in quei luoghi che significano tanto per noi, per rinnovare il nostro giuramento all'articolo 1 dello Statuto della Lega Nord. Una settantina di giovani provenienti da tutto il Piemonte, la Toscana, avevamo una rappresentanza ligure e lombarda. Insomma, diciamo che è stato un successo a livello sia nazionale che provinciale, ma anche direi anche a livello federale. Una manifestazione che tutti sentivo ancora ieri, che sono andati a fare riunioni in giro locali, mi dicevano un evento che è da ricordare perché ha segnato 2 punti. Uno, la ripartenza dopo le ferie, quindi consueta, anche se la Lega non si è fermata con il nostro segretario Salvini. Una ripartenza per noi come eventi e come MGP è uno stimolo anche per continuare il lavoro svolto finora. Diciamo un po' di carica che non fa mai male. E beh, sicuramente dopo le feste la carica ci vuole, anche perché adesso si riparte, riapre le scuole, facciamo gli auguri intanto a tutti i ragazzi che hanno iniziato, a chi dalle medie alle superiori, a chi deve ancora dare gli esami della sessione estiva a settembre, e adesso direi che si riparte anche con l'arruolamento davanti alle scuole, come l'MGP ha sempre fatto, perché il nostro cavallo di battaglia è del modo migliore per avvicinare i ragazzi al nostro movimento. E voi avete intenzione di lavorare ora in queste prossime settimane anche voi sulle scuole per fare regolamento? I gruppi stanno crescendo, l'effetto di Matteo Salvini, che sta sicuramente sui social network facendo piazza pulita di tutti gli altri politicanti di centrodestra e centrosinistra, lo state sentendo anche voi come nelle altre province? Si sta sentendo e più che altro l'abbiamo anche dimostrato proprio il giuramento. C'erano sì facce vecchie, c'erano molta gente che aveva perso un po' la fiducia, un po' la voglia di partecipare, si era fatto trascinare un po' dall'antipolitica dominante oppure dallo strapotere mediatico del rentismo, ma gli abbiamo visto di tornare su. E poi ho visto anche tante facce nuove che abbiamo arruolato durante sì la campagna elettorale, quindi penso ai referendum, ai 5 referendum con la raccolta firme, che ricordiamo passati con 500.000 firme, quindi il segretario federale ci ha detto che saranno esecutivi, quindi si voterà in primavera per l'abolizione della legge Fornero e soprattutto per la campagna Basta Euro, una splendida campagna azzeccatissima che durante la raccolta firme ci ha fatto avvicinare tanti giovani che si informavano e chiedevano: ma allora la Lega non è quella che ci hanno descritto sui giornali, quella che è sempre stata denigrata facilmente, passata sui giornali per dei mesi, per delle battecole, ma è anche temi vicini alla gente. Non basta evidentemente avere i giornali e i soldi per fare politica, a volte bastano semplicemente le idee
e scendere in piazza con i cari vecchi banchetti. Quindi mi ha fatto piacere, sì, rivedere facce nuove, ma continuiamo ad andare avanti, nel senso che l'effetto Salvini di cui parlavi tu, Giacomo, prima, continua ancora a farsi sentire, e questo quindi si traduce in nuovi gruppi, nuove persone che si iscrivono sui social network in privato per chiederci semplicemente lo stampino, per chiederci di incontrarci e spiegare meglio che cos'è la Lega dal nostro punto di vista, senza guardare ciò che dicono i giornali e le televisioni. Ricordiamo sempre che i giovani padani non nascono per prendere posti oppure andare a fare le scarpe a qualcuno, semplicemente nascono per avvicinare la Lega in maniera giovanile, questo è sempre bene ricordarlo, perché qualcuno travisa, qualcuno evidentemente piace pensare che il giovane voglia prendere il posto al vecchio e voglia scalzarlo sul segno di questo rinnovamento generazionale in corso dei tempi. Cioè, i padani non vogliono scalzare nessuno, vogliono semplicemente crescere e lavorare in modo disinteressato per il proprio movimento. Ed è quello che noi orgogliosamente facciamo. E cosa facciamo? Noi ormai da chiamiamoci responsabili, un po' più anziani, gente che da 8, 9, 10 anni che è in Lega, ci dice, noi diciamo, inculchiamo questo modo di fare agli altri giovani. Quindi lavorare in modo disinteressato semplicemente per il bene sia del movimento oppure se si cresce, si diventa amministratore per il proprio paese, perché non dimentichiamoci che i giovani hanno sì lo sbocco di futura classe dirigente della Lega, ma gli si aprono anche gli spazi per crescere e quali entrare nelle amministrazioni comunali. E qui, visto che è la prima puntata a cui partecipo dopo le elezioni, farei anche gli auguri ai nuovi amministratori, giovani padani che sono entrati a farsi le ossa in questo mondo di amministrazione vera, di parlare con la gente, di risolvere i problemi del proprio paese, sempre ovviamente Stato permettendo, perché come parlavi tu prima, tra sanzioni alla Russia e tutto, ovviamente anche sul fronte interno, leggevo oggi sulla Padania, come se non lo sapessimo già, i comuni del nord sono quelli che più hanno pagato la stangata dei tagli lineari ai comuni. Perché basandosi sulla spesa storica, ovviamente chi più ha speso, chi mal ha speso, ovviamente adesso riceve ovviamente di più di chi ha sempre fatto la formichina, ha sempre tentato di tenere i conti in ordine nel proprio comune, quindi si ritrova ad avere meno trasferimenti e quindi meno soldi per poter semplicemente fare le operazioni di routine, quali asfaltare la strada o semplicemente garantire i servizi base ai propri cittadini. Beh, condivido al 100%. Ti ringrazio Flavio di averci dedicato anche te questi 10 minuti e quarto d'ora nella trasmissione. Sicuramente ci risentiremo nelle prossime settimane per parlare delle prossime iniziative che si faranno in provincia di Cuneo, di parlare di MGP, di Lega e di scuola. Ti auguro un buon lavoro, una buona Padania e una buona serata. Ciao Flavio. Grazie, saluto a tutti i radioascoltatori e i giovani padani e militanti che ci hanno ascoltato fino adesso. Grazie. Grazie. Beh, sicuramente condividiamo al 100% il discorso di Flavio perché è finita l'onda mediatica del grillismo e ora del renzismo che piano piano si sta spegnendo. Chi c'è poi nelle valli? Eravamo in Valle Po la scorsa settimana, ma possiamo ricordare la Val Veraita, in Valtellina o in Val Borbera, se vogliamo parlare dell'Appennino. Poi chi è che rimane? Rimangono i militanti, i giovani padani che fanno i gazebo perché non snobbano la provincia come invece fanno i centralisti del PD che si guardano bene di andare nei territori fuori dai centri e dalle metropoli, poiché sembra quasi una cosa sporca andare a fare i gazebo, i volantinaggi, come solo i nostri militanti fanno sotto la neve o al sole, estate, inverno, dal lunedì alla domenica, quando si riesce, nei paesi più piccoli, oppure
i coordinatori locali dei giovani padani che ricevono la mail o il messaggio su Facebook da un ragazzo dell'ultimo paese del Fondovalle per andare a portargli un adesivo della Lega, una penna, la fascetta o il gadget.